Abbiamo intitolato la conferenza Bergoglio, il volto e la maschera e abbiamo aggiunto fra il dire e il fare, si dice così, no? C'è di mezzo il mare, ma era più opportuno scrivere fra il dire e il non fare, ci sono le reali politiche del Vaticano, i percorsi reazionari del Papa incaricato di cambiare tutto affinché tutto resti come prima. Io non mi addentrerò a parlare di Bergoglio nello specifico, lo farà il compagno Daniele Ratti, che è qui vicino a me, che ringraziamo per la sua disponibilità. Vogliamo ringraziare anche Alessandro per aver creato l'immagine del manifesto e anche i due compagni che oggi sono occupati in altri posti, Davide e Marco, per la loro importante collaborazione. Quando abbiamo deciso di organizzare questa iniziativa, sapevamo che avremmo avuto una reazione fuori dal normale rispetto alle nostre iniziative. Ma non così. Dovete sapere che abbiamo attaccato più di 100 locandine nel centro di Empoli e subito all'istante sono state tolte. Questo non è il solito teppistello, il fascista che passa, ma è voluto dall'alto, dall'amministrazione comunale e forse anche dalla Curia. Quelle che vedete ora, magari avete visto, quelle ho riattaccato varie volte io in Empoli. E questo dimostra, appunto, ci fa capire quanto sia importante lottare contro il fondamentalismo, la superstizione e la peste religiosa. Senza dilungarmi sul Bergoglio, ma qualcosa devo pur dire su di lui e sulla religione in genere. Dal momento se anche alcuni di una certa sinistra si sono fatti abbagliare dagli specchietti per le allodole e sono rimasti affascinati da Bergoglio, descrivendolo come un papa comunista e riformatore. Si sono perfino rammaricati perché dicono che sarebbe stato limitato nei suoi intenti riformatori, poverino, ma da chi? Dai conservatori, dai cattivi del Vaticano, dicono. Senza comprendere che sono gli stessi che l'hanno voluto fortemente. Quindi è un dovere ricordare loro, seppur in modo sbrigativo, cosa rappresenta Bergoglio, la religione e i promotori di questa Chiesa. Molti pensatori hanno affermato che, forse alcuni di sinistra se ne sono dimenticati, che la religione è l'oppio dei popoli e che il potere per governare occorre la religione. Alcuni hanno detto che la religione colleva il servo col padrone, che gli dèi e i loro preti sono nati dal fango, del solco, del sangue dei bastioni. Io dico che la Chiesa ha tradito il messaggio rivoluzionario di Cristo per dormire sui morbidi cuscini del potere, accumulando schiavi in terra e tesori nelle banche. La religione è un laccio, è una truffa. Il potere sa che se tiene l'oppresso, il povero, nell'ignoranza, nella superstizione religiosa, nella paura, avrà gioco facile. La religione corrompe ed è la cosa più menzognera, più pericolosa per l'emancipazione umana. Diciamo che ogni potere corrompe, ogni potere assoluto corrompe assolutamente. Nessun potere è capace di governare tanti milioni di uomini senza l'aiuto della religione. Se poi ci affianchiamo la scuola di regime, i media, il gendarme, la demagogia, la retorica parlamentare, la delega, il gioco è fatto. Noi non ci stupiamo che una certa sinistra amoreggi con Bergoglio, perché sappiamo che chi vuole governare la gente fa comodo la religione e l'ignoranza.
si dirige meglio la gente. Noi, al contrario, siamo per l'autogestione, l'azione diretta, l'autogoverno, e per questo ci vuole l'emancipazione e il libero pensiero. Il Vaticano è una centrale di potere politico, morale ed economico, di arretratezza, di pratiche idolatriche, magiche, esoteriche, medievali e occulte. È composto di chiese, sacrestie, centri commerciali, immobili, che solamente in Italia ammontano a 200.000 miliardi di euro. A Roma un immobile su due del Vaticano. Poi dicano beati i poveri. E poi ci sono i terreni, le scuole, le casse editrici, sette interni, enti, servizi segreti, sindacati, associazioni e banche, con infinite articolazioni. È lo Stato più ricco che si fa campare da un altro Stato, quello italiano, cioè da noi. Si può definire senza ombra di dubbio che il Vaticano è la santa mafia. I sacerdoti sono una classe inattiva e parassitaria, come i governi che sono controllati dalle classi parassitarie inattive, improduttive, come i padroni, politici, funzionari, burocrati, militari e via dicendo. Uniti tutti però nello Stato, che dovremo fare scomparire con la lotta e sostituito dalla società gestita dai lavoratori. Il Vaticano, la religione, è un contenitore di frustrazioni, è una pentola a pressione delle tensioni e delle pulsioni sociali, e all'opera da sempre per impedire l'esplosione e controllarne il lento sfiatamento, inculcando sensi di colpa, paura, punizioni, la sudditanza. Con sfumature diverse, questa inibizione e controllo, il senso di incapacità che mettono nella gente, di riverenza, l'hanno portato anche avanti i partiti e altre organizzazioni, con la delega, il verticismo, cercando di far sopportare docilmente l'oppressione. Ma dopo lo tsunami avvenuto sul Vaticano, con le inchieste e i processi, per la sua collusione col malaffare, la delinquenza, con la mafia, con la finanza spregiudicata, nei paradisi fiscali, nel riciclaggio del denaro sporco, col commercio, le azioni nelle fabbriche d'armi, perfino nella pornografia, nelle speculazioni edilizie, nelle evasioni, il furto perfino delle relazioni, delle offerte per i poveri, per il lusso sfrenato dei vescovi, per i loro litigi fra alcune confessioni, per accaparrarsi delle casse della vendita degli idoli e delle statuette di Padre Pio, per la corruzione, le violenze sessuali, gli abusi sui minori, la pedofilia, perfino sui ragazzi handicappati, per essere legati alla politica sporca, per il sovvenzionamento a colpi di Stato, a favore di dittatori, criminali, fascisti e ai politici chiaramente cattolici. Per tutto questo e altro ancora, alla Chiesa occorreva reagire, una rigenerazione, promuovere una nuova immagine, una riverniciatura, magari chiedendo scusa per il passato e non per il presente. Scusa per gli uomini malvagi della Chiesa e non della Chiesa stessa. Uomini però che godono fra loro della protezione economica, finanziaria e giuridica del Vaticano. Ecco perché allora si toglie il Papa in carica, incapace, andando contro tutte le loro ferree rigide regole e tradizioni divine, e si mette in carica Bergoglio, per sistemare gli scheletri nell'armadio e porre un freno al controllo e a un crollo sulla perdita di consenso. Un personaggio politicamente navigato, con la faccia da piacione,
un affabulatore astuto per imbiancare un sepolcro pieno di marce. La faccia della piova vaticana, con tutta la sua cricca di prelati, di manager, come quelli del Banco Ambrosiano o dell'Opus Dei. Occorreva una strategia, un copione, un bravo attore, un simulatore ingannevole, un impostore che creasse un immaginario inesistente e che adottasse un apparente stile di vita modesto, un nome strumentale come Francesco, che pronunciasse parole banali, di buon senso, slogan scontati contro le ipocrisie, le ingiustizie, ma a favore di tutti e contro tutti, parole inerti, evase, senza dati di fatto, che si smentiscono nella metà della realtà delle politiche e degli insegnamenti teologici reali del Vaticano. Allora per questo si dia fiato alle gran casse, per far colpo. Il Papa parli in TV, tutte le sere appare in TV. Parli dell'ingordigia padronale, della mancanza di giustizia e diritti, della miseria, contro le armi e le guerre, roba da sembrare un comizio rivoluzionario, dicendo, ma non facendo niente. Non si rivendicano diritti, né lotte, per carità. Infatti di lotta non se ne parli, solo carità e la preghiera. Si intende la carità degli altri, non la loro, le loro casse. Loro sono dediti all'accumulo. E come speranza cosa dice il Papa? E alternativa? Solo la misericordia di Dio. Nella realtà il Papa e la sua cricca alle loro messe, nelle loro sacrestie, nei seminari cosa insegnano? Cosa dicono alla gente? Dicono che i governi e i padroni sono messi lì da Dio perché non ci sono uomini e sistemi migliori di questi. E ora che non mi si dica che non ci sia uno migliore di Putin o della Meloni. Dicono che chi si mette contro di loro, cioè i padroni, i governi, i politici, si mette contro Dio. Ed ecco che si promuove la paura della punizione, del castigo di Dio, dell'inferno. Promuovono sì la sottomissione, la sopportazione, la schiavitù volontaria, con la scusa di una promessa, di un premio inesistente che fa comodo a chi sfrutta. Incuti la paura al popolo e gli fai fare quello che vuoi. Parlando dei sacerdoti del suo tempo, perfino Gesù disse: fate quello che dicono, ma non fate quello che fanno, perché dicono e non fanno. Così hanno sempre fatto. Un esempio per quanto riguarda il loro comportamento ipocrita, nel dire e nel non fare, anzi fare l'opposto, menzognero, rispetto per esempio alle guerre e alle armi. Che dire del giubileo delle forze armate e dei poliziotti organizzato sotto lo slogan «Con Cristo per la giustizia e per la pace»? Una sorta di parata militare in Vaticano, col fiorfiore dei rappresentanti degli eserciti mondiali, compresi quelli delle dittature latinoamericane, allineati con le posizioni imperialiste statunitensi, affermando poi che la vocazione del militare sia iscritta nel battesimo e insegnando pure la guerra giusta. E che dire dell'associazione del pane di Sant'Antonio, diretta dai frati coafi, emanazione della Carità, ritrovati con due tir carichi di un arsenale capace di armare un intero esercito al porto di Alcona? La cui inchiesta ha fatto emergere collegamenti tra settori della Chiesa, servizi segreti, CIA e NATO, e il finanziamento che fecero direttamente all'esercito per la guerra in Bosnia, che dire? Ma visto la situazione attuale, sembra facile inculcare alla gente
che le armi si portano per la pace e non per la guerra. Si accetta pure nel silenzio e nell'indifferenza un po' bigotta che i cappellani militari benedicono le armi e le guerre pur non facendole, chiaramente. Infatti si sono fatti esonerare col concordato. Va bene che muoiano solamente i poveri cristi. Che bel esempio e messaggio d'amore, quello di Bergoglio. Sembra facile mentire ai creduloni e agli ignari e far credere alle menzogne del Papa e dei suoi sacerdoti, anche quando finiscono i vari processi, come i sacerdoti e i frati di Međugorje. Anch'essi, sorpresi a trasportare armi, anche loro coi camion della Caritas. Sì, i frati, quelli della trovata dell'apparizione di Maria Sempre Vergine. Anche se parlano di onestà e contro le armi, e se l'otto per mille serve per risarcire gli abusi fatti sui minori della Chiesa, anche se fanno numerose convenzioni finanziarie, mutui, agevolazioni perfino con la cosiddetta cassaforte RAI per mezzo di Comunione e Liberazione, e seppur nel loro meeting fatti per la penetrazione delle tradizioni cattoliche invitano gente come il Cellino Formigoni, i consiglieri di Forza Italia e di Forza Nuova, un invito speciale per Roberto Fiore di Fronte Nazionale, e se l'acclamazione più grande è stata per la presenza di Berlusconi, quello della mafia che finanzia la mafia, ma come si fa a credere ancora al Papa e alla sua cricca, mi chiedo? Ma poi, che dire dei leader sindacali che nel giorno del 1° maggio si recano alla messa per il giubileo dei lavoratori? E di Massimo D'Alema, per citarne uno fra i tanti di politici, perché ci sarebbero tanti, che si è fatto fregiare di varie onorificenze, tra cui dell'Ordine Cileno e della Legione d'Onore francese, anche di Stellone, di Cavaliere, di Gran Croce dell'Ordine Fiano, di San Giorgio Magno e di Vice Conte del Vaticano, con tanto di medaglia e striscione al petto? Sì, si sa, la collaborazione, la diplomazia fra padroni, Chiesa, Papa, politici e Stato è sempre all'opera e in agguato. I governi, lo Stato, la religione hanno in comune la tendenza intrinseca a concentrare, limitare, manipolare, reprimere tutte le attività umane, sociali e laiche. Perché chi vuole governare e sfruttare vuole imporre la loro legge. In comune hanno sempre l'opposizione alle libertà, alla giustizia sociale e al libero pensiero. L'atteggiamento di critica e di denuncia degli anarchici è molto attivo contro le chiese e la religione, come strumento di potere, di ingerenza, intromissione e limitazione dei diritti della laicità delle persone. Meno pressante nei confronti della spiritualità come ricerca interiore. In effetti nulla impedisce di interagire con loro, sono preferibili al cinismo e all'egoismo della maggioranza. Sempre, sempre, se tale fede non diviene un mezzo per imporre la volontà altrui, che ledono l'autonomia nostra e di altri. Abbiamo organizzato questa serata perché l'anticlericalismo si rivela una condizione, una battaglia per l'emancipazione dell'uomo dalle varie forme di schiavitù. Dimenticarlo, come alcuni fanno, è commettere un tragico errore. L'abbiamo fatto per smascherare il falso mito di Bergoglio, del papato, del suo papato, quello degli oppressi, di questo personaggio creato mediaticamente, un'immagine che non rispetta la sua vera identità, il suo ruolo, una maschera appunto, il volto e la maschera. Bergoglio
a capo dei gesuiti argentini negli anni della dittatura, quando consegnò pure dei sacerdoti ai militari golpisti, quando la grande parte della Chiesa si schierò coi dittatori e gli assassini, nutrendosi di fenomenismo dell'ambigua teologia del prelo. La strategia comunicativa di un Papa al passo dei tempi, populista e reazionario, un gesuita che attacca le libertà delle donne, la laicità e dei diversi, a capo dei tanti poteri forti, in stretta affinità e collusione con regimi e stati e sfruttatori. Gli anarchici, i liberi pensatori smascherano tutto ciò e lottano per abbattere questo male assoluto. Facciamo opposizione alle guerre, a tutte le menzogne e ai loro egoismi. Ora sarà Daniele Ratti a descrivere in modo più approfondito la figura, la vita di Bergoglio, e per questo gli passo la parola. Grazie. Se si sente, io faccio meno del microfono. Sentiamo? Sì. Sì. Io reggo. No, ma... ma va bene, ma ok. Allora, intanto io ringrazio la Federazione Anarchica Empolese, ringrazio anche Arci Atea, non solo su Bergoglio, ma anche per lo sforzo organizzativo di avere organizzato due incontri nella stessa giornata. Ricordo che alle 21 avremo l'incontro antimilitarismo, che sarà anche uno sviluppo su tutto ciò che la Federazione Anarchica Italiana ha fatto in questi anni sulla visione antimilitarista. Sono stato invitato per Bergoglio e ha già detto molto sulla struttura, sul peso, sull'influenza che ha la Chiesa cattolica a livello mondiale. Aggiungo solo un particolare che spesso è dimenticato, che la Chiesa cattolica romana si sita ai primissimi posti delle organizzazioni per numero mondiale, per numero di dipendenti. La prima organizzazione mondiale per numero di dipendenti è la Walmart, la più grande catena di distribuzione mondiale, con 1.580.000 dipendenti. Bene, la Chiesa Cattolica Romana ne ha 1.263.000. E tranne l'Italia, che è l'unico paese, lo era la Spagna sino al 1976, poi non l'è più stato con la loro revisione del concordato, ma noi invece che rivederlo l'abbiamo confermato, lo confermò Craxi, è l'unico paese che li mantiene direttamente con uno stipendio, per non parlare poi del mantenimento indiretto tramite i non introiti fiscali o le agevolazioni fiscali, vuol dire che è un'organizzazione che a livello mondiale genera ricavi tali che può permettersi di mantenere, dal momento in cui uno entra, che sia maschio o femmina, può permettersi di mantenere un tale numero di persone. Quindi basterebbe dire, diffondere questo dato per capire come questa organizzazione sa generare ricavi a livello mondiale. Ma partiamo dalla figura di Bergoglio. Io è da anni che studio la struttura della Chiesa Cattolica, ma in particolare quello che ha rappresentato la Chiesa Cattolica in America Latina. E devo dire questo, che molti circoli, io tengo conferenze in ambienti diversi, non solamente anarchici, anzi, nella maggioranza non anarchici, in ambienti, chiamiamoli di sinistra, dall'ARCI alla AMPI, associazioni varie, con vari inviti. Questo è il 285esimo incontro da metà maggio del 2015 ad oggi. Quei tanti circoli che mi hanno sempre invitato per argomenti di varia natura, su Bergoglio sono stato rifiutato. C'è un circolo nel quartiere dove io abito, che era il cuore del Partito Comunista Italiano, là dove sorgeva la Pirelli, la Breda, la Falchi, il cuore duro dell'operaismo italiano, che mi è stato detto molto semplicemente: guarda, no, perché qui Bergoglio è più amato di quanto sia amato Lenin e Berlinguer. Ricordo che a livello mediatico Henry De Luca, che è uno dei rappresentanti, o si spera di essere tale, disse alla trasmissione La 7 testualmente: l'unico comunista vivente oggi in Italia è il Papa Francesco, cioè Bergoglio. Quindi mi fui invitato in realtà
dagli compagni di Trieste per dire: guarda, dovresti venire e fare un'analisi profonda su che cos'è il personaggio di Bergoglio. Quindi io strutturerò questa chiacchierata su 5 piani, andando in profondità su quello che è la storia argentina, su quello che è successo in Argentina a partire dagli anni 60 per effetto del Concilio Vaticano II e con lo sviluppo della lotta armata negli anni 70, per capire cosa Bergoglio, giovane sacerdote ordinato nel 69, diventato nel 1973 padre generale dei Gesuiti. Sapete che i Gesuiti è un'organizzazione militare, sono i soldati di Cristo, il loro Papa è cosiddetto, è detto il Papa Nero. Ogni capo territoriale prende proprio il nome di generale provinciale, e il generale provinciale argentino non è certamente, no, ha un peso, diciamo, maggiore di quanto lo possa essere quello dell'Honduras o del Paraguay, per ovvie ragioni. Ecco, Bergoglio è stato il più giovane in assoluto nei quasi 500 anni della storia dei Gesuiti. Ricordiamoci innanzitutto che prima di essere prete è gesuita, perché lui fece un doppio binario, quello sacerdotale e quello contemporaneamente dei Gesuiti, il cui percorso è circa di 12 anni. Quindi perché venne scelto nel 1973, quindi giovanissimo, a una carica così alta? E lo vedremo. E quindi sarà un percorso in profondità nelle radici del nazionalismo argentino, del peronismo, di ciò che è successo negli anni 60 nella Chiesa in America Latina, in Argentina in particolare, e di quale riflesso ha avuto nella Chiesa, nella società argentina, la lotta armata. E allora capiremo. E queste non sono opinioni, ma sono fatti, e tutto quello che dico sono fatti verificati e verificabili, anche se possono fare dispiacere ad alcuni, sulla posizione che ha preso il signor Bergoglio in una nazione, in un momento in cui la divisione all'interno della Chiesa e la società erano drammatiche, non c'erano posizioni che potevano essere di conciliazione, ma erano di scelta, o di qua o di là. E quindi ne viene fuori un'immagine di un Papa che, ripeto, non è basato sull'opinione, ma è basata su fatti concreti. E soprattutto sveleremo il linguaggio di Bergoglio. Bergoglio non ci prende in giro quando parla di essere anticapitalista, antiliberista, solo che in America Latina e in Argentina in particolare quelle espressioni hanno un significato che è completamente diverso da quello che hanno avuto nel mondo occidentale, dalla rivoluzione francese in poi, e soprattutto dello sviluppo del movimento operaio. Cioè sono parole, sono slogan decisamente che appartengono al mondo della sinistra e del movimento operaio. Là hanno assunto anche un significato storico per la loro storia particolare, completamente opposto allo sviluppo che avevamo noi. Quindi dobbiamo capirlo nel profondo e faremo questo percorso. Lascerò quindi solamente gli ultimi due piani, ma facendo un esempio, perché altrimenti perdiamo troppo tempo, su quello che ha detto lui, cioè su un Papa che è una costruzione mediatica. E per costruzione mediatica farò tre esempi, due proprio mediatici e uno su quello che lui ha voluto fare, ha voluto trasmettere nei media di voler fare. Un mese dopo che è stato eletto ha concesso quella famosa intervista all'allora capo della Repubblica, Scalfari, dicendo: abolirò la curia romana, cioè la lebbra del papato. Bene, potrei scegliere 100 esempi per dire cosa questa formazione ha provocato poi concretamente, ne sceglierò uno solo per dire come è andato in senso, non solo che non l'ha fatto, ma è andato in senso opposto. Quindi affronterò questi 5 piani. Prima una sintetica illustrazione della storia contemporanea in Argentina con l'accento sul peronismo. Secondo, cosa è successo nella Chiesa latinoamericana, argentina in particolare, tra gli anni 60 e gli anni 70. Terzo, la teologia del pueblo. Attenzione, non sarà un argomento difficile, mi avvarrò dei due lavori fondamentali dei due teologi che hanno fondato la teologia del pueblo, Lucio Gera e Raffaele Tellio. Leggerò due brevissimi passi per far capire che teologia è, che è stato lo strumento per sconfiggere
teologicamente, ma non solo, ma anche politicamente, socialmente, la teologia della liberazione, tutto il movimento della lotta armata che era nata con la teologia della liberazione, di cui Bergoglio si dice figlio prediletto. Quindi vedremo, e lì quadrerà tutto, la storia del nazionalismo argentino, il peronismo e le scelte teologiche, ma politiche e sociali di Bergoglio. E alla fine parleremo di questa mediaticità. Quindi iniziamo questo percorso. Iniziamo che cos'è il percorso particolare della storia argentina nel quale i diseredati, il pueblo, quello che poi Perón, che fu un grandissimo comunicatore mediatico, forse il miglior comunicatore mediatico che sia mai esistito, chiamò, con questa immagine molto significante, i descamisados, cioè quelli che non hanno neppure la camicia da mettersi. La storia argentina è riassunta in un romanzo. Spesso la letteratura e i poeti dicono molto di più dei filosofi, dei politologi, oggi li chiamiamo gli analisti. Secondo me sono molto più efficaci, perché danno quello che è l'animo profondo di un sentimento e non solamente l'analisi, la filosofia o la storia. Così come il Manzoni rappresentò lo strumento culturale per una ricostruzione di parte del risorgimento, del sentimento nazionale, questa funzione in Argentina è stata fatta nel 1873 da un romanziere, José Hernández, che ha fatto un romanzo, Il Guacho, Martín Fierro, di cui Bergoglio dice che conosce a memoria il 40% di questo personaggio e che dedica 40 minuti al giorno, l'ha detto lui, in una recita memonica per non perdere proprio questi passi. Cosa dice questo romanzo? Sostanzialmente, come voi sapete, tutto il continente latinoamericano perviene alle indipendenze nazionali combattendo contro l'imperialismo, allora inglese. E poi dopo arrivò successivamente storicamente quello americano. In particolare l'imperialismo inglese era attivissimo in Argentina. Perché? Per un motivo molto semplice, perché l'Inghilterra nel suo circuito imperiale mondiale, cioè di accaparramento delle materie prime, di trasformazione delle materie prime e di vendita sui mercati mondiali dei prodotti finiti, l'industria laniera ne era una parte fondamentale. Si prendeva il cotone in India, lo si trasformava a Manchester, lo si rivendeva in India, si prendeva la lana in Argentina, la si filava a Manchester, la rivendeva nel mondo. Oggi, apro e chiudo parentesi, questo purtroppo è compito del signor Benetton, che con i suoi 4 milioni e mezzo di pecore ha preso il posto dall'allora imperialista inglese. La storia argentina è molto simile per certi aspetti a quella nordamericana, statunitense, cioè l'indipendenza viene fatta dai ceti liberali, che sono ceti acculturati, che vivono sulla costa atlantica, e così come erano gli Stati Uniti, vivevano sulla parte atlantica, nelle città, questi liberali. Il simbolo della bandiera argentina sono i massoni, il cappello frigio con il simbolo massone, quindi sono i liberali puri. E promisero ai descamisados che se fossero andati ad ovest, così come è successo negli Stati Uniti, avrebbero potuto liberamente appropriarsi delle grandi distese della pampa argentina, cioè delle terre, e diventare loro stessi piccoli proprietari. Questo sogno del liberismo è stato tragicamente invece non realizzato. Tanto vero che questo Martín Fierro, questo gaucho, va, questo descamisados, ma quando arriva nella pampa trova, perché lì è la storia, questi campi già cintati dalle grandi proprietà inglesi. E allora lì nasce questa tragedia di questo popolo che da povero, a differenza degli Stati Uniti, popolo fatto come gli Stati Uniti di immigrati. Ricordo che il 40% sono italiani e il resto sono invece ispanici, che altro spagnoli. E quindi da quella funzione di descamisados, di povertà assoluta, non si sono, compresi oggi, mai più nella sostanza ripresa. Quindi il romanzo è l'elegia, questo è il primo mattone per capire Bergoglio, è l'elegia dalla povertà del pueblo. Ecco poi teologia del pueblo. Iniziamo a mettere questo primo mattone. Ecco perché questo romanzo, di cui lui dice che ne sa il 40% memoria, è il fondamento dell'animo argentino, del terra argentino, della sua anima, che è l'anima della povertà
è l'anima dei descamisados. Quando il Papa dice che io sono anticlericale non ci prendo in giro, bisogna capirlo, bisogna andare in profondità nella storia. È vero in questo senso, che i frati e i preti in Argentina arrivano in un numero minimo, sono meno di 4.000, non riescono a evangelizzare quello sterminato paese. E allora quello sterminato paese cosa succede? Che nasce una religiosità che è gran parte della religiosità latinoamericana e che è in gran parte la radice della religiosità di tutti i popoli del Mediterraneo, soprattutto la parte meridionale, di questo cristianesimo che si allaccia alle radici al paganesimo ai culti agrari. E allora ecco che il Papa dice... Il popolo argentino, lo vedremo poi nella prefazione che lui fa uno dei due libri dei Teologi del Pueblo, è un popolo che non si è formato cristianamente né sul Vecchio Testamento né sul Nuovo, ma spontaneamente, grazie alla sua povertà, si è dato invece all'adorazione del divino, al magico, dico io, lui dice l'apparizione, i santuari, ecco che allora la figura della Madonna, delle apparizioni, di questo apporto magico che, guardate, ripeto ancora, è la costante di tutta la cristianità che deriva dal profondi culti agrari, ne rappresenta la radice. Il culto delle Madonne Nere, lui si riferisce alle Madonne Nere, vedremo poi un esempio particolare, il culto delle Madonne Nere è molto diffuso in Spagna, molto diffuso nel sud Italia e diffuso anche nei paesi russi ortodossi e greco ortodossi, perché sono allacciati ai culti agrari, deriva dal culto di Demetria, antico, troppo lungo spiegarlo, ma lì c'è la radice profondissima. Quindi Bergoglio si avvicina a Martin Fierro, si avvicina a quell'idea di pueblo descamisados, di pueblo tradito dall'imperialismo, cioè tradito da quei valori che venivano di là dell'oceano, dei valori della modernità. E quindi i valori autentici, perché la cristianità non è stata portata con l'Evangelo, ma è stata portata da questa adorazione spontanea dell'apparizione della Madonna, cioè diciamo noi, dati del magico, lui lo dice in un altro modo, ecco che l'animo popolare inizia a fondersi, inizia ad essere la costituzione, la povertà, la santificazione della povertà del pensiero argentino nazionale e di Bergoglio. Facciamo un passo in là. C'è questo personaggio, Perón, arriviamo al secolo scorso. Perón è stato il più grande comunicatore politico. Ha inventato quello che noi possiamo chiamare il populismo. Ha messo assieme il tutto e il contrario di tutto. Mussolini lo fece in qualche modo in una certa sua fase, nel primo fascismo, soprattutto nel cosiddetto fascismo rosso, di mettere assieme il tutto e il contrario di tutto. Però l'ha fatto finché è rimasto in vita, finché ha potuto, finché poi non fu esiliato, e in esilio naturalmente andò nella Spagna franchista, non andò certamente nella, non andò in Svezia, tanto per capirci, o in Norvegia. Bene. Allora Perón inventò questo populismo, cioè questa adorazione di questa povertà che era già insita nel nazionalismo argentino e in una certa concezione del cattolicesimo argentino. Ma Perón fa un'operazione meravigliosa, perché era un grandissimo comunicatore. Non si fa lui comunicatore del peronismo. Chi lo fa fare? Lo fa fare a una giovane, molto bella, figlia del pueblo, cioè Evita. E Evita diventa santa perché muore giovanissima, e sappiamo noi che uno delle elegie dei santi è quello di morire giovani, tutti morti, anche Guccini la canzone, dice che sono tutti giovani e belli gli eroi. Lo dà ad Evita, Evita viene imbalsamata, e poi la salma ebbe delle cose veramente orribili che è meglio qui non discutere, e quindi diventò Evita il mito del nazionalismo, il mito, era lei che parlava di descamisados, non era Perón. Ma Perón fece un'operazione politica. Chiesa e Stato erano due elementi sempre separati, sono stati sino al peronismo, all'interno della storia argentina. Lui le unifica, ma le unifica nel senso
del pueblo, dei descamisados, quindi recupera alla radice il vero nazionalismo argentino e mette inconsapevolmente le radici della teologia del pueblo. Ma arriviamo a ciò che è successo negli anni 60. Il Concilio Vaticano II ha avuto grandi effetti all'interno della Chiesa, in Europa di meno. In Italia lo ricordiamo per la nascita dei preti operai, lo ricordiamo per, non molto distante da qua, per l'esperienza dell'Isolotto, qua a Firenze. Ebbe sì dei riflessi, una parte della contestazione, una parte importante, anche quella che è detta origine poi è una parte della lotta armata, cioè il signor Curcio derivavano da lì, Curcio, capo della GESCI, scout. Ma in America Latina fu devastante. Fu devastante perché non solo ruppe la società, ma prima di rompere la società ha rotto la Chiesa. E qui, se non capiamo questo, non capiremo mai Bergoglio. Ciò che è successo nella società deriva esattamente da ciò che è successo nella Chiesa. Ma sono i vertici della Chiesa che si spaccano, non è il basso clero o in misura minore, sono i vertici della Chiesa, come vedremo fra poco, che si spacca. E allora come si spacca? Si spacca sull'onda comunque di una barra dritta, che è quella del peronismo. Che, perché? Perché rappresenta tutto e il contrario di tutto, quindi se io seguo quella via posso seguire qualsiasi via anche con direzioni opposte. E quindi il peronismo rimane comunque il fondamento degli opposti. Si spacca e allora nasce un movimento di, possiamolo chiamare all'ingrosso, con il nostro linguaggio, che sempre bisogna fare la tara su quello che è successo in Argentina, il nostro linguaggio europeo, un'estrema sinistra, il movimento del Montoneros, che collaborava con l'Erpoli, l'esercito rivoluzionario del pueblo di tradizione marxista, apro e chiudo parentesi, i comunisti di tradizione sovietica erano minoritari e lì i marxisti erano tutti di derivazione trotskista e lo sono ancora oggi. E dall'altra parte, come vedremo, nascerà il contrario. Nascono in Montonero e Mujica, sacerdote, che si fa interprete di questa nascita. Per la verità, e voglio sottolineare questo per far capire come il peronismo si fonde con nazionalismo, il nazionalismo si fonde col culto della povertà, ma è qualcosa che noi facciamo fatica a comprendere qui. Questi Montoneros, che formalmente prendono avvio nella seconda parte, nel 1960, nel 63 iniziano a formare un gruppo che fu l'origine di questi Montoneros. Gruppo Tucuara, sacerdote Mujica di estrema sinistra, e l'altro che fonda questo gruppo dei Montonero è uno che è assolutamente Escura Medrano, dalla parte opposta. È un ipernazista, un iperfascista, è un adoratore della triplice dell'asse e rimpiange la sconfitta dell'asse nella seconda guerra mondiale, perché l'asse era percepito come il baluardo contro l'imperialismo liberale. Ma come fa Mujica ad andare d'accordo con Escura Medrano? È qua il problema che ci fa comprendere il linguaggio di Bergoglio, perché avevano un nemico in comune, il liberalismo. L'imperialismo, la ripeto, è patrimonio comune non solo della sinistra ma dell'estrema destra. Formano questo gruppo che dà origine ai Montoneros, ma la storia, grazie al Concilio Vaticano II, divide, inizia a dividere, a fare una discriminante tra questo miscelare tra destra e sinistra, estrema destra e estrema sinistra del peronismo. E si divarica sempre di più. Per capire qual è il clima, proprio il sentore, anche qua mi riferisco a una canzone, come ho detto prima, che la letteratura e la poesia, a mio parere, certe volte danno molto di più di quello che sono i filosofi, gli analisti, i politologi, così le canzoni, specie quelle popolari, danno l'animo vero del sentire, il sentimento vero. C'è una canzone che può essere considerata la nostra Bella Ciao, dei Montonero, lo dico in italiano, in cui si dice, e questo ci dà il clima di come era concepito allora
una certa religiosità allacciata alla politica, che dice San Giuseppe era radicale, radicale era un partito della sinistra argentina, la Madonna era socialista ed ebbero un figlio bellissimo, Montonero e peronista. Ecco, e questo è significativo, perché qua si congiunge veramente l'immagine del Cristo, della religione, con una parte. Qual è il titolo della canzone? È la prima cantata peronista. Nel 1966 si forma il gruppo La Rivista Cristiani e Rivoluzioni, diretta da Heliorio. Che cos'è questa rivista? Cito due cose. Nel primo editoriale si riporta questo: il segno dei nostri tempi è la rivoluzione. L'ultimo giorno del Vangelo è quello del giudizio universale ed è il giorno in cui il Mitra canterà, il nostro Mitra. Camilo Torres, il frailes. Camilo Torres, il frate, morto, l'emblema della rivolta popolare contro la proprietà terriera, contro tutti i privilegi, contro tutta la destra, colui che si schiera dalla parte di chi non ha nulla, sacerdote colombiano. Gli dedica la rivista nel marzo del 67, Cristianesimo Rivoluzione, un numero per Camilo. E lo slogan è molto significativo ed è questo: il regno di Dio ora è alla portata del nostro fucile. Questa è la lotta armata, una lotta armata che non ha nulla purtroppo per loro da paragonare alla lotta armata che abbiamo conosciuto noi, perché sono migliaia, non mi riferisco al 67, cioè al colpo di Stato del 66, mi riferisco a metà degli anni 60, i primi anni 70. È una lotta armata terrificante che ha fatto migliaia e migliaia di morti. Ma questo movimento che recupera le immagini religiose, il sentire religioso, che inizia con il peronismo, viene costituito da un punto di vista ideologico e teologico da un fatto straordinario. L'alto clero e non il basso clero costituisce un manifesto che è una lettura loro particolare del Concilio Vaticano II. Il manifesto dei Vescovi del Terzo Mondo, MSTM, è l'acronimo. Questo manifesto sostanzialmente affiancava, in sintesi, questo messaggio: la liberazione dell'individuo avviene sì attraverso il Vangelo, ma non può avvenire se accanto al Vangelo non vi è la collettivizzazione dei mezzi di produzione. Per cui il pensiero marxiano, non marxista, ne rappresenta un fondamento costitutivo. Abbinano sostanzialmente la lettura del Vangelo alla lettura di Carlo Marx. Il clima si scalda drammaticamente, 1969 è l'inizio della tragedia argentina, il Cordobaso. A Cordoba, città industriale, avviene una manifestazione di studenti operai, sciopero di operai, si aggregano gli studenti, non si saprà mai quanto l'esercito abbia fatto, morti, centinaia, forse migliaia, non è mai stato certificato. Il Cordobaso rappresenta il punto di non ritorno della storia argentina e delle divisioni all'interno della Chiesa e all'interno della società argentina. E in questo clima che nel 1969 Bergoglio diventa sacerdote, proviene da una famiglia del ceto medio, famiglia d'origine italiana, la nonna non parlava una parola di spagnolo, parlava solo il dialetto del cuneese, da dove lui arriva. E allora vediamo Bergoglio che cosa fa, 1969, cioè è giovane. In questo clima, che voi capite che era difficile trovare una posizione di equidistanza, o stavi da una parte o stavi dall'altra, poi vediamo cosa significava la parte della Chiesa dalla parte dell'estrema destra. All'interno del movimento gesuita, che ha il suo cuore nell'Università del Salvador di Buenos Aires, si forma un gruppo, la Guardia di Ferro. Bergoglio partecipa con entusiasmo alla Guardia di Ferro. La Guardia di Ferro
rappresenta il peronismo di estrema destra. E purtroppo, e questi sono fatti, quando l'ho detto in un ambiente qualcuno si è incazzato, mi ha detto lei non ha il diritto di offendere il Papa, ma io purtroppo, se la storia va così, non è che me lo invento io. E la Guardia di Ferro aderì quello che poi fu l'ammiraglio Massera, cioè il capo della Marina, uno dei tre triumferi della Giunta del 76, il capo della scuola militare di meccanica, dove venivano portate le persone prima che poi i 32.000 diventassero i 32.000 desaparecidos. All'interno dei gesuiti, dove lui inizia il percorso di gesuita, dura 12 anni il percorso di gesuita, lui lo fa accorciato di circa 8 anni. Anche lì si dividono drammaticamente tra destra e tra sinistra. C'è chi segue Mujica e c'è chi segue invece la parte di estrema destra. La Guardia di Ferro contava 4.000 membri, era il peronismo dell'estrema destra. E cosa succede nell'altra parte della Chiesa? Abbiamo visto quella che dava abbinava Marx al Vangelo. Adesso vediamo cosa succede nell'altra parte. Mujica viene ucciso dai corpi paramilitari. La Chiesa da allora si è totalmente divisa, non si è più ricomposta, e si radicalizza il movimento di estrema destra. Si radicalizza mediante, ha richiamato prima una funzione importante Paolo, dei cappellani militari, attraverso il clero castrense. Castrense sono i cappellani militari. Costituiscono nel 1975 l'Armata Cattolica dei Crociati. Si abbinano subito l'esercito e si abbinano subito la marina, grazie all'appoggio nella Guardia di Ferro di quello che poi dopo diventò l'ammiraglio Massera. Il loro capo era Tortolo, il capo dei cappellani militari, il quale dice questo, Tortolo, alla vigilia del colpo di Stato, quando ormai la situazione faceva presagire che prima o poi ci sarebbe stato un colpo di Stato. Dice esattamente queste parole. Ci sono molti peccati e molti crimini, molte impunità a tutti i livelli, e quindi mi chiedo e prego le forze armate di fare qualcosa di più per salvare la nostra patria. Videla, quello che diventerà poi uno dei tre triumferi, dice: se servirà la pace in Argentina dovranno morire tutte le persone che sia necessario, ma non sarà uno sterminio, ma sarà un'espiazione per salvare il cristianesimo e per salvare la nostra patria argentina. L'esercito si propone come la soluzione del problema, non solo dal punto di vista politico, ma recuperando queste divisioni all'interno della Chiesa. E allora succede un fatto fondamentale, proprio la vigilia del colpo di Stato. Nell'agosto del 75 si tiene sempre presso la famigerata scuola meccanica della Marina la settimana spirituale dei militari, organizzata dall'esercito, dal clero castrense, dalla Guardia di Ferro e da tutto il peronismo dell'estrema destra. Fu descritto dalle cronache militari come, testualmente leggo, un'apoteosi, l'ascesa di 5.000 uomini armati uniti da pace interiore, giovani divinizzati che si offrivano per il Cristo e per la patria. I marinai presero, dice la rivista, i sacramenti, la rivista La Marina, giurando di essere i soldati di Cristo e i nuovi crociati, soldati di Cristo, non della Costituzione repubblicana, e promisero che se fosse stato necessario, come poi purtroppo avvennero, avrebbero sparso sangue per salvare Dio e la patria. Quindi il golpe del 76 fu preparato da questi avvenimenti, venne vissuto in questo clima e trovò quindi l'appoggio nell'esercito, ma un esercito in cui parti significative avevano la radice in questa divisione della Chiesa, in questa parte della Chiesa, dove, ripeto, il signor Bergoglio si era schierato anche lui da quella parte. Tortolo viene ucciso, qui ne moriva uno al giorno, come hanno ucciso Musica, così hanno ucciso Tortolo. Succede Bonami. E dice questo Bonami,
che il golpe è stato un atto necessario contro la guerriglia, il marxismo, il liberismo, l'illuminismo, il razionalismo, la pornografia, tutti figli del liberismo. Ecco che ritorna ancora per l'ennesima volta, risaliamo al romanzo di Martin Fierro. Ripeto ancora, il patrimonio dell'antiliberismo, dell'antiimperialismo non è solo della sinistra, come noi l'abbiamo vissuto, l'abbiamo sviluppato, l'abbiamo interiorizzato, ma lì è fenomeno anche dell'estrema destra. 1976, massacro di San Patrizio, vengono uccisi i preti durante una messa. C'era un unico alto prelato, il cardinale Angelelli, che cercava di mediare tra le due posizioni, viene ucciso dai paramilitari e vengono uccisi soprattutto i tre giovani sacerdoti gesuiti, che naturalmente non appartenevano alla Guardia di Ferro, e lì il signor Bergoglio allora non disse una parola rispetto ai suoi tre compagni di fede. Bergoglio cosa dice in quegli anni? Ripeto, arrivò giovanissimo alla carica di padre generale dei gesuiti e queste sono le parole di Bergoglio. Secondo me l'Argentina è in crisi perché è in preda a ideologie estranee alla sua storia, cioè il liberismo e il marxismo. La priorità quindi è quello di proteggere il modo di essere del nostro pueblo, dei nostri poveri. L'unico, i poveri, degni ed autentici rappresentanti dell'unico continente cattolico e figlio della genuina cattolicità ispanica. Nazionalismo, povertà, pueblo coincide in un unico pensiero. Fede e nazione quindi per Bergoglio sono una cosa sola, non possono non essere. Il nemico, lo dice lui stesso, cito le sue parole, è, attenzione, il Papa che si vuole per i poveri, il Papa comunista. Il nemico sono il progressismo scientifico, il progressismo tecnologico, il progressismo tecnocratico che minaccia la civiltà cristiana e i valori autentici nazionali del pueblo. Ritorna sempre questa immagine santificata della povertà. Ma che cos'è questa teologia del pueblo? Allora, questi qua sono, vi invito a leggerli perché sono semplicissimi. Questo è di Raffaele Tellio, Introduzione alla teologia del pueblo a cura di Enrico Sirobianchi, e questo è Lucio Sera, anche lui, no, Lucio Sera era friulano, non era di Cuneo, immigrato italiano. Bergoglio fa un'introduzione a Raffaele Tellio, ripeto, lui si dichiara figlio diretto, ha fatto riesumare i due corpi e portati, non mi ricordo come si chiama, la cattedrale, nella maggiore cattedrale di Buenos Aires, a significare, prima di essere eletto Papa, l'importanza di questi due teologi. Allora Bergoglio dice, è lui che parla in questa prefazione, dice: il nostro continente latinoamericano è marcato da due realtà, la povertà e il cristianesimo. Un continente con molti poveri e con molti cristiani. Ma da noi Cristo ha assunto un colore completamente diverso che dalle altre parti. Un colore speciale. Perché? Perché da noi non è arrivata la lettura dell'Evangelo e della Bibbia, non è arrivata la clericalizzazione, ma è arrivata la spontaneità, la fervida venerazione delle immagini religiose, il profondo amore per la Vergine Maria e tante altre manifestazioni di pietà popolare che sono spontanee. Quindi la nostra cristianità è la spontaneità del pueblo, cioè della povertà. Ecco la radice dove si riallaccia sempre a Martin Fierro, dove si riallaccia al peronismo e dove si riallaccia alla profondità della storia argentina. In questi cinque secoli di storia, lui dice, in America Latina è andato sviluppandosi un modo completamente nuovo di vivere il cristianesimo. Il cristianesimo ha trovato un nuovo mondo, un nuovo volto, che è quello del povero. E lui dice, calcando la mano, e questo è il suo messaggio, questa è teologia, ma nel contempo ideologia, perché dice:
il continente latinoamericano non è la Cenerentola di casa. Mi dispiace quando qualcuno dice quelli li dobbiamo educare, sarebbero gli occidentali, gli americani, gli europei, perché noi non ci educa nessuno. Quello che noi invece ci perseguita e perseguita il povero è il fantasma dell'illuminismo, di quel riduzionismo ideologico nominalista che ci porta a non rispettare la realtà concreta, e la spontanea venerazione della Vergine. E allora ecco che questa santificazione del pueblo arriva qua, arriva in quello che dice Lucio Gera. Dice: il povero non è una categoria socio-economica, come l'illuminismo prima e il marxismo poi hanno voluto interpretare, ma il povero è solo una categoria etica, è l'espressione più pura, più alta dell'eticità. Perché? Perché il povero non ha mai comandato, e non comandando mai, il povero è puro. Proprio per questo, per la sua estrema povertà, per la sua innocenza e per sua natura, il povero è capace di solidarietà e quindi è capace di essere un popolo unito, è il pueblo. Ecco perché questa quindi non è una categoria sociale-economica, ma è una realtà etica ed è la costituzione intima di quello che è la nostra nazione e la nostra ideologia. Queste sono parole che sostanzialmente collegano tutto quello che ho detto in precedenza. Bergoglio chiude e fa i conti, la teologia della liberazione perde dal punto di vista militare, perde dal punto di vista sociale, perde dal punto di vista politico e perde quindi dal punto di vista teologico. E allora nella conferenza di Aparecida del 2007, Bergoglio, primate della Chiesa argentina, padre generale provinciale dei gesuiti, là ad Aparecida in Brasile, si prende la rivincita totale sul peronismo di estrema sinistra, sulla lotta armata, su tutto quanto era contrario al peronismo di estrema destra, alla guardia di ferro, alla teologia del pueblo, e dice che noi abbiamo sconfitto la tentazione che si ebbe negli anni precedenti, negli anni 70, di creare una chiesa che aveva una visione che era fuori dal Vangelo e fuori stessa dalla Chiesa, una Chiesa che aveva scartato gli occhi della fede perché si era data e convertita in strumento della liberazione marxista. Quindi questo chiude, credo, che letto i compagni, cari compagni comunisti, a Re De Luca, e questo non sono parole mie, sono parole sue, vorrei tanto che fosse qui e ci desse una sua spiegazione. Ultimi due piani, l'immagine mediatica. Come ho detto prima, lui a un mese dalla sua lezione, scusate che bevo, da questa intervista a Scalfari, venne scelto, come ha detto giustamente Paolo, per invigorire un'immagine della Chiesa che con gli scandali della pedofilia e con l'immagine di un Papa delle scarpette rosse di Prada, perché le scarpette rosse di Benedetto XVI sono le scarpette di Prada. D'altronde Benedetto XVI, forse pochi lo sanno, ma per dire il trasformismo enorme della Chiesa e dei suoi vertici, uno degli autori materiali del Concilio Vaticano II e delle tesi più radicali, più avanzate del Concilio Vaticano II sono state opera del giovanissimo Benedetto XVI. Ma quando Benedetto XVI, quindi inizia lì la sua carriera nella Curia, Benedetto XVI ha fatto tutta la sua carriera nella Curia, quando il vento è cambiato, ha cambiato. Questo è il motivo per cui governano da 2000 anni, perché sanno velocemente cambiare da una parte e dall'altra. Va bene, c'era bisogno di cercare una figura fisica, non sto scherzando, una figura fisica che fosse quello del curato di campagna. Questo dire delle sue scarpe ortopediche,
Questo suo dire che il Corriere della Sera disse nel suo primo viaggio in aereo ha con sé una borsa non di pelle ma di similpelle. E alla domanda che cosa c'è dentro, lui disse c'è dentro il rasoio per farmi la barba, ecco quindi l'umanizzazione del Papa, c'è dentro il biglietto che mia nonna, quella che parlava solamente in dialetto piemontese, scriveva solamente in dialetto piemontese, mi ha dato quando sono stato ordinato sacerdote. Quindi l'immagine sempre più umana di questo Papa, e c'è dentro il mio breviario. Bene, questa figura occorreva per cercare di cambiare direzioni. E allora lui rinforza queste immagini, dà l'intervista a Scalfari, dice io abolirò la lebbra del papato, cioè la curia romana. Com'è andata ormai da anni e anni da questa affermazione? Zero. Potrei citare 100.000 esempi, ve ne cito uno solo, cercate di seguire proprio nella costruzione di questi fatti, sono fatti anche finanziari, ma semplici. Allora, ci sono, la Chiesa è una potenza enorme dal punto di vista, abbiamo detto, economico, ma delle strutture sociali, soprattutto sanità e scuola. Ci sono da tantissimi anni, due costruzioni enormi, cioè due istituti importantissimi a livello internazionale, qualificati a livello internazionale della sanità, che è il Bambin Gesù ed Elidi. Apro due parentesi, forse pochi sanno che se un lavoratore italiano, non città del Vaticano, Bambin Gesù a Roma, non è che opera nel Vaticano, opera a Roma, lavora là, ha detrazioni fiscali minori di quanto ce l'ha, cioè l'abbiamo noi come pensionati o voi come lavoratori, ma lasciamo perdere questo. Allora, Bambin Gesù è un istituto importantissimo ed è un'eccellenza internazionale nel suo campo. Come campa il Bambin Gesù? Come quasi tutti gli ospedali di estrazione cattolica? Con questo. Questi sono dati, mi scuso, che risalgono a 6 anni fa. Ricavi, utile netto, 270 milioni all'anno, però di questi 270 milioni, 184, peccato che vengono dalla regione Lazio e dal Servizio Sanitario Nazionale. Altri 80 derivano dalla legge di stabilità del 2015 e riceve comunque 6 milioni all'anno per la ricerca scientifica, cioè le riceve da noi. Però non tutti il patrimonio viene impiegato nell'attività, riempiegato nell'attività sanitaria. Ammonta a 427 milioni di euro. Il tesoro, la cassa, è amministrato dall'APSA. Cos'è l'APSA? La più grande e potente congregazione romana, la famosa curia romana, è quella società che amministra tutto il patrimonio immobiliare della Chiesa, di cui, apro e chiudo parentesi, non si ha a 2000 anni dalla nascita del cristianesimo un elenco ufficiale di tutti i beni della Chiesa, non solo immateriali, ma materiali e neppure immobiliari. E apro e chiudo parentesi, voi sapete che in virtù del concordato italiano non sono tenuti a depositare i bilanci secondo le norme civilistiche, non sono tenuti. Accanto a questo Bambin Gesù c'è un'altra eccellenza, che è l'IDI, l'Istituto Dermopatico Italiano, uno dei più importanti a livello internazionale, una eccellenza a livello sicuramente europeo. Appartiene alla confraternita dei figli dell'Immacolata Concezione, fondata nel 1857, fondata allora da frati francescani. Allora, succede che dal 2006 al 2012 ne diventa sostanzialmente il direttore generale, chiamatelo come volete, capo della congregazione, fratel Franco de Caminada, uno spagnolo. Lo usa come un bancomat, perché lui, ogni tanto succede, dicono che sono tutti peccatori, preleva proprio come uno preleva il bancomat, preleva la somma di 2 milioni e 100 mila euro in contanti, causando un dissesto nell'IDI, causando l'ennesimo scandalo nella Chiesa. Viene naturalmente rimosso. Che cosa fare? Allora non c'era Bergoglio, c'era Ratzinger. Ratzinger nomina
Giuseppe Versaldi, cardinale, elettore, a capo della congregazione, uomo della curia romana. Da quando è stato ordinato sacerdote è uomo della curia romana, quella famosa lebbra del papato che Francesco ha detto io la elimino. E allora Versaldi dice, e lo convince perché l'unica strada di uscita è di prendere 50 milioni dalle casse dell'APSA, cioè Bambin Gesù, e di dirottarli verso il buco dei lidi, cioè i soldi nostri, dirottarli verso quello là perché li aveva usati come bancomat, in modo da insomma cercare di governare lo scandalo. Bergoglio, nel frattempo succede a Ratzinger, secondo voi Versaldi, un rappresentante della lebbra del papato, Bergoglio che cosa ne fa? Lo punisce? No, lo promuove a capo della più grande congregazione vaticana, che è quella della istruzione cattolica, delle università cattoliche sparse in giro per tutto il globo, una delle congregazioni che assieme a quella della, diciamo, della beatificazione, della santificazione, è quella che ha maggiore fondi. Lo promuove, apro e chiudo parentesi, lo promuove, ma lo tiene lì, e lo tiene lì e non gli dice niente, quando questo signor Versaldi ha tempo anche di dedicarsi a un altro faruccio, dato che è lì e dato che è stato promosso, perché compra ad Olbia un nuovo ospedale che sorge nella struttura di quel simpatico signore che era Don Verzé, e l'affare lo fa con il fondo sovrano del Qatar. Non mi pare dei cristiani, non mi pare neppure che siano greco ortodossi o protestanti, ok? Lo fa, diciamo, nel nome dell'ecumenismo, eh? Lo fa con quelli. Questo quindi è l'esempio di come la lebbra del papato, ne ho preso uno, ma potrei prendere 100, non solo non è stata colpita, ma è stata addirittura promossa. Ma veniamo all'immagine mediatica. Anche qui ne potrei citare tante. Ne cito solamente... ne cito tre. Fece molto scalpore con le interviste sull'aereo. Se ci badate bene, dalla data dell'elezione sua, lui rilascia sempre interviste sull'aereo, e sono quelle interviste che poi hanno una grandissima esponenzialità mediatica, mentre non ce l'hanno le altre sue informazioni. Quello che poi lui dice giù dall'aereo non viene riportato dai telegiornali, viene riportato quello che informalmente dice sull'aereo, questo sempre per rafforzare l'immagine di un uomo semplice, che parla fuori dai denti, che parla come una persona comune, ma quelle affermazioni lui le fa forti, che poi sono contraddette dalle affermazioni ufficiali, ma le affermazioni ufficiali non vengono trasmesse, non vengono dette, vengono dette quelle informali. E allora una delle più note sull'aereo, non so da dove tornava, ritornava a Roma, da quale viaggio, disse: ma chi sono io per giudicare un gay? Enciclica Amor Letizia, paragrafo 56. Signor Bergoglio che parla. Una sfida emerge, chiamata genericamente gender. Prospetta una società senza differenze di sesso e svuota la base antropologica della famiglia. Ideologia induce progetti educativi e orientamenti legislativi che promuovono un'identità personale, un'intimità affettiva radicalmente malata, svincolata dalla diversità biologica tra maschio e femmina. Ma presso i nostri amici comunisti e tutti gli adoratori di Bergoglio è passato solo quella affermazione fatta sull'aereo. Ma chi sono io per giudicare un gay? È questo che nell'enciclica nessuno lo richiama. Il Papa della Pace. Io lavoro con i Liberi Pensatori, gruppo anticlericale svizzero, il 12 novembre faccio un incontro là in occasione della nostra assemblea annuale, che la faremo a Chiasso, Kirill Bergoglio, che apparentemente si insultano, Bergoglio che è matto, Kirill il chirichetto di Putin. Ma poi gli affari li fanno assieme, perché dopo un mese di questa affermazione ha ricevuto il secondo in carica alla Chiesa Russa Ortodossa a Roma. Farò quell'incontro. Comunque, viene considerato il Papa della Pace, il Papa pacifista. Bene, da ultranazionalista, da ultraperonista, non poteva non avere un'idea della guerra che non fosse una guerra giusta,
che coinvolgeva la dorata patria argentina. E allora che cosa succede? Succede che periodicamente a Buenos Aires si tiene una adunata di quei parenti che poi vanno a mettere le corone, portano i fiori ai caduti della guerra delle Falkland, da loro detta las Malvinas. Leggiamo cosa dice lui, questo pochi mesi prima di diventare Papa, quindi primate della Chiesa Cattolica e generale provinciale dei Gesuiti. Cosa dice a queste persone che vanno là a portare i fiori alla corona di chi è caduto contro quella guerra? Apro e chiudo parentesi, fu una guerra orribile voluta dalla giunta per cercare di salvarsi. Non c'era possibilità militare di vincere contro la potenza inglese, ma quello non era l'importante. L'importante era quel colpo di coda dei militari per cercare di radicarsi nel nazionalismo. E quindi questo Bergoglio lo sa benissimo che fu un massacro inutile. E lui dice esattamente questo. Andate a baciare quella terra, cioè la Malvinas, che è nostra e che sembra così lontana. Andate a baciare i nostri figli, i mariti, i padri, i caduti che hanno compiuto quel gesto eroico e religioso di baciare col proprio sangue il suolo della madre patria. Questo è il Bergoglio pacifista. Concludo con una cosa mediatica. Se mi emoziono vi chiedo scusa, cercherò di non farlo. È una cosa che io e mia moglie stiamo cercando di portare avanti da anni, ma con grandissima difficoltà. Veniamo al fatto che ha coinvolto Bergoglio, poi veniamo all'altro fatto. Corriere della Sera, sabato 1 aprile 2017, riporta in prima pagina, centralmente in prima pagina, un articolo che racconta la visita di Bergoglio al centro di non vedenti di Sant'Alessio di Margherita di Savoia. L'articolo riporta, l'articolo cos'era? Le parole che adesso vi leggo, pochissime, era una foto. Preso di profilo Bergoglio, preso di profilo una bambina, 4-5 anni, che non vedente, che tende le mani al viso di Bergoglio. Corriere della Sera, quindi non l'Avvenire o Famiglia Cristiana, intitola così: ti voglio bene. La bambina si alza sulle punta, tende le braccia a sfiorare il viso a Francesco, non Bergoglio, Francesco. Ne percorre attenti i tratti con i polpastrelli, il capochino, mentre il Papa la guarda come fosse lui a ricevere la benedizione e gli dice: ti voglio bene anch'io. Quindi questo, conclude l'articolo, è l'immagine della misericordia che Bergoglio ha messo al centro del suo pontificato. Peccato che 10 giorni prima della visita milanese i giornali di tutto il mondo, mezzi stampi di tutto il mondo, non con l'enfasi che doveva essere dato, quantomeno nei paesi di più grande tradizione cattolica, specie in Italia, danno la notizia che a Tuan, contea irlandese di Glewy, sono stati scoperti i resti di 796 bambini, gettati in una serie di fossi comuni, in un istituto tenuto dalle suore del Buon Cuore. Orfanotrofio cattolico gestito dalle suore del Buon Cuore del Buon Soccorso dal 1925 al 1965. Ci sono in corso altre ricerche, altri scavi, sia lì e sia in altri posti. Per i cattolici sono due momenti sacrali, indiscutibili. La concezione, per cui tutte le pratiche anticoncezionali sono assolutamente orribili, e la morte, perché la morte deve essere sacralizzata. Bene, questi bambini hanno scoperto che avevano tutte malformazioni, malattie gravi. Voi sapete che grande tradizione della Repubblica Irlandese, che è nata nel suo nazionalismo profondo, con il favore della Chiesa, che è costituito lì a suo tempo, quando venne nell'indipendenza dal Regno Unito, i benefici che ha dato la Chiesa Cattolica in tutti i modi, la creazione di tutte quelle strutture delle ragazze madri, ne sono state fatte film veramente tragici su questo aspetto. Bene,
Bergoglio non ha fatto nessun cenno a questo. E quindi, se voi andate a vedere l'immagine di questo prato, sostanzialmente di questa cloaca, perché era la cloaca, erano i rifiuti, dove sono stati gettati 796 bambini, là in fondo c'è una Madonna. E allora dico che quei bambini, forse più che la Madre del Cielo, avrebbero avuto bisogno di una mamma in terra. Ma questo, il nostro Papa, così misericordioso, così vicino al pueblo, così vicino ai descamisados, non l'ha ricordato. Però io voglio ricordare qua, a conclusione, quello che ha detto Massimo Vettori qui, presente, quando ho portato i saluti al congresso che si è fatto il 2 giugno a Narchi, della Federazione Anarchica Italiana qua, per conto dell'Arciate, che ringrazio per aver collaborato a questo e all'altro, e all'altra chiacchierata che faremo più tardi. E dice una cosa che è essenziale, che credo che sia il nostro, non credo, perché io non credo, ma non solo non credo in Dio, ma io non credo in nessuna verità, perché penso che l'esercizio del dubbio è l'unico strumento che possa guidarmi. E lui dice una cosa importantissima, leggo piccolo straccio, che ciò che ai più degli individui non va, cioè non digeriscono, dico io, è l'intelligenza altrui diversa dalla propria. Per questo più spesso viata da un'intelligenza sopra le altre. Ecco, io credo che quando qualsiasi istituzione, che sia religiosa o che non sia religiosa, crede che la vita degli individui deve essere regolata da un'entità superiore, da un credo superiore, che sia un filosofo, che sia un Dio, che sia quello che voi volete, è la negazione della dignità del genere umano. Grazie. Bene, grazie Daniele per la tua esposizione. Se qualcuno vuole intervenire, bene, accetto, perché appunto le opinioni sono importanti. Qualcuno vuol dire qualcosa, aggiungere una riflessione, può venire qui. Vado da qui. No, vieni qua. No, scusa. Ma scusa, ma no, sul viaggio penitenziale che ha tenuto a fine luglio Papa Bergoglio in Canada, e dove per la vicenda delle scuole residenziali, che è richiamata anche in Irlanda, e anche lì si è vista la doppiezza, per quello che sono riuscito io a cogliere dai media italiani. Ho cercato qualcosa anche in internet, però le notizie sono difficili da reperire per quanto mi riguarda. E anche durante il viaggio, che proprio ha chiamato viaggio penitenziale, ha chiesto perdono formalmente per i crimini che sono stati commessi dai preti e dalle suore, che gestivano circa la metà delle 139 chiese e scuole residenziali, dove i figli dei nativi americani erano obbligati da fine 800 all'ultima è stata chiusa negli anni 90 a seguire un percorso di evangelizzazione forzata. Una commissione canadese l'ha chiamato genocidio culturale, perché si impediva di parlare le lingue native, tutta una serie di regole che erano contrarie alla vita che praticavano questi popoli.
Anche lì sono state scoperte negli anni 2000 delle fosse comuni, si parla di alcune migliaia di bambini che sono morti o per in seguito di suicidi, maltrattamenti, anche torture e privazioni varie anche dal punto di vista del cibo. E Bergoglio ha sorvolato tutto questo aspetto, si è limitato a chiedere il perdono per quanto riguarda gli atti compiuti dai cattolici, senza entrare nel merito, senza mai parlare di genocidio, senza condannare la dottrina della scoperta che ha giustificato il colonialismo dai primi viaggi dei portoghesi che costeggiavano le coste occidentali e l'Africa, poi è stata ribadita da Alessandro VI in una bolla intercetera l'anno successivo alla quello che noi occidentali chiamiamo scoperta dell'America 1492-1493, ha ribadito il diritto dei cristiani di colonizzare, di privare questi popoli pagani delle terre, di imprigionarli, sottometterli, evangelizzarli, renderli schiavi. Anche questa non è stata condannata dal Papa e soprattutto quello che poi gli chiedevano gli attivisti nativi è di aprire gli archivi del Vaticano dove potevano essere riferiti i documenti di queste scuole residenziali che in parte in Canada sono stati distrutti e insomma negando la possibilità di accedere agli archivi nega la possibilità anche di giudicare, chiamare a rispondere quel centinaio o poco più di preti e suore che sono ancora vivi. Perché altrimenti staremmo quasi domani mattina se volessimo ripercorrere tutto questo, ma questa è la cosa più recente. Tre cose. Lui ha chiesto perdono, ma a Dio, non agli uomini. Lui ha chiesto perdono a Dio. Non c'è un'affermazione in cui lui ha chiesto perdono agli uomini. Non c'è un'affermazione in cui lui ha indicato un uomo o una donna responsabile di ciò. Si è limitato a chiedere perdono a Dio. Secondo, sotto il suo papato lui ha nominato quattro cardinali elettori canadesi. Voi sapete che i cardinali sono quelli elettori e non elettori. Quelli elettori sono quelli che possono poi eleggere il papa, quelli non elettori che sono generalmente capi della cosiddetta lebra del papato, cioè la curia, no? Capo delle congregazioni, che sono quelli che non hanno potere elettivo. Lui ne ha nominati quattro. Uno, per la verità, da quando è sacerdote è sempre stato all'estero. Gli altri tre cardinali, vivi e vegeti, da lui nominati, sono nati in Canada, sono diventati sacerdoti canadesi, sono diventati vescovi, sono diventati cardinali. Beh, questi tre signori, oggi viventi, lasciamo perdere che è morto, dovevano essere chiamati in direttissima causa, poiché da lui nominati, per dire scusate, ma qui noi cosa abbiamo fatto in un secolo, visto che questi non hanno 20 anni ma viaggiano dai 75 agli 80, che cosa avete fatto voi? Niente. Terzo, che è la cosa fondamentale, ti ringrazio molto di averlo richiamato, la questione degli archivi. Allora, la Chiesa, oltre a non avere mai dato un censimento preciso dei suoi beni materiali e immateriali, quelli materiali soprattutto, che sono visibili, le chiese, i santuari, le scuole, gli ospedali, non ha mai dato
non ha mai dato nei 2000 anni di storia alcuna indicazione dell'archivio del patrimonio culturale, che è immenso. Anche questo significa non solo non aprire gli archivi per le beghe di oggi, ma non aprire mai gli archivi. Cioè, la storia, la censura, la storia è già un'opera censoria, perché quando uno fa un libro già fa, anche non volendo, un'opera censoria. Ma non occorre fare il rogo dei libri, basta non ricordare. La storia è memoria, o un tentativo di ricostruzione della memoria, di dare un'interpretazione di una memoria. Se io non dico, e non lascio la possibilità di avere l'accesso al tuo patrimonio culturale, e il tuo patrimonio culturale rimane blindato nei millenni, nei 2000 anni, non viene messo fisicamente a disposizione, ma non si sa neppure il banale e semplice elencazione del patrimonio culturale che hanno le abbazie, che hanno i monasteri, che partendo da 2000 anni a questa parte. Quindi l'opera censoria è questa. Ma lui non ha neppure fatto quello che invece ha fatto quando è andato in Cile. Voi ricordate che è andato in Cile, è andata malissimo la visita in Cile. 45 chiese incendiate, in cui i nostri compagni ci hanno messo giustamente anche una bella mano nell'incendiarli, perché lì era successo questo scandalo di pedofilia enorme. Ha avuto quindi problemi, quell'immagine trasmessa in televisione, strano che l'abbiano trasmessa in televisione, di lui aggrappato alla rete dell'aeroporto, in cui con voce rotta diceva, riguardo il problema dei pedofili, voglio le prove, datemi le prove, io senza prove non parlo. Quando è ritornato qua ha sospeso completamente tutti i cardinali e tutti i vescovi della Chiesa cinese, sono attualmente sospesi. Non ha fatto questo neppure nei confronti della Chiesa canadese. E questo battage mediatico di lui che chiede perdono a Dio è vergognoso. Non c'è stato un commentatore che ha detto: sì, ma non bisogna chiedere perdono a Dio, se vuoi te lo chiedi tu di sera quando reggi il Padre Nostro, ma devi rendere conto degli uomini che l'hanno fatto. Se io faccio un reato rendo conto agli uomini, mica solo a Dio. Questo sarà un fatto poi mio privato per rendere conto a Dio. Ecco questo. E questa è la grande forza mediatica, grande costruzione. Io te l'ho detto, guarda, sono 18 i circoli che mi hanno invitato in tutti i modi, eccetera, che mi hanno detto di no. Sono andato in uno e mi hanno, cioè, sono andato in diversi, ma in uno, proprio un circolo della sinistra, a larghissimo raggio, sono stato quasi violentemente attaccato in questa esposizione qua. E questo la dice lunga sulla grande penetrazione che fa. D'altra parte io credo che la perdita completa di qualsiasi della bussola da parte del movimento a largo raggio della sinistra, senza più nessun riferimento, porti anche a queste rotte drammatiche, veramente drammatiche. È un riflesso della perdita della bussola. Oggi leggevo, intanto ridiamo un po', che abbiamo detto cose anche, venendo qua, ho visto la cosa del vernacoliere, che c'è la lotta eccede troppo, vince la Meloni, ritorna alla lotta partigiana, Letta si è data la macchia. Vabbè, poi si è data la macchia per un'altra cosa, che non voglio rivedere qua, però ecco, la perdita della bussola dei riferimenti ha portato a questa ricerca. Comunque, ti ringrazio. Maurizio. Grazie per la bellissima ricostruzione. Mi aggancio per un aneddoto a una delle ultime cose che avevi detto parlando di Irlanda, e poi certo, chi si sposta. Quando Papa Wojtyła andò in Irlanda nel 79, ci fu un pubblico di oltre 1 milione di persone. Quando ci è andato Papa Francesco nel 2018, cioè 39 anni dopo, ne aspettavano 500.000, sapendo che c'è un po' di crisi
della religione nel mondo, si presentò un decimo dei veri che c'erano stati, pochi, 100.000 persone rispetto a... Quindi questo introduce un meccanismo di diciamo di distacco dalla religiosità da parte soprattutto dei giovani. L'Irlanda è un paese molto giovane e quindi si ricollega a quell'aspetto della imputare al liberismo, alla tecnocrazia, alla modernizzazione della laicizzazione, la materializzazione del mondo, questo discorso. Allora cosa succede? Secondo me, per tornare all'Italia contemporanea, quella in cui vediamo la maschera, no? Il titolo della conferenza sostanzialmente, quindi quello che abbiamo noi davanti ai media, è che praticamente per compensare questa mancanza della crisi delle vocazioni, la crisi della partecipazione alla messa, a tutta questa cosa, è come se, proprio partendo dalla formazione gesuita, quindi dell'istruzione, dell'intelligenza, della preparazione, il bagaglio culturale, abbiano messo in campo, soprattutto qui in Italia, una propaganda, una pubblicità molto aggressiva, dando via libera ai bracci armati dei gesuiti, quindi Intersoce, Intercultura, Oxfam, Italia, eccetera, eccetera, che pian piano questi anni si sono trasformati nei portavoce, a volte anche come punti di informazione sui dati, a cui si riferiscono anche i giornalisti, sia televisivi che normali, per avere le informazioni, guarda caso, proprio sulla povertà, sull'istruzione e sulla sanità. E quindi è proprio quello, è come se in un certo senso l'intelligenza gesuita abbia detto: non abbiamo più i credenti in vecchia maniera, e allora a questo punto ci creiamo un pubblico attraverso i media normali già esistenti, i giornali già esistenti, che però devono fare riferimento al nostro modo di fornire formazione. E quindi chiudo con una domanda retorica: che facciamo di fronte a questo tipo di propaganda particolarmente aggressiva? Ecco, tutto qua, non si faccio. Anche su questa potenza lui ha fatto emergere Bergoglio, no? Bergoglio fa parte dei gesuiti, come me. E niente, volevo far emergere questo, che un magistrato, Carlo Palermo, durante delle indagini è stato fatto un atto terrorista, è stato fatto scoppiare una bomba. Lui ha avuto la fortuna che nel momento che scoppiava la bomba è sopravanzata una macchina con dentro una mamma con due bambini piccolissimi disintegrati, dove lui è rimasto talmente scioccato che ha cominciato a indagare cosa c'era dietro la mafia. E dietro la mafia ci sono tutte una serie di gruppi massonici a livello internazionale, che lui ha ricavato tutto ciò da i manoscritti della, ricordate, la P2, Tinanselmi, tutto quello che poi hanno sabbiato. E lui, ricevendo tutto questo materiale che lui ha tradotto, perché bisogna anche tradurre, c'è tutta una simbologia massonica dietro, dove lui dice: ma come mai in Italia si è prima di tutto insabbiato la P2 a livello nazionale, ma lui dice: da questi atti emerge che c'è una massoneria internazionale che guida i poteri, diciamo, politici verso un governo unico, quello che oggi sta manifestando. Cioè, queste cose sono degli anni 80, e dove lui fa emergere principalmente dove i gesuiti emergono come punta di diamante in questa trasformazione degli stati in uno stato unico che oggi sta distruggendo il nostro mondo, no? I gesuiti, è sottolineato, e lui fa degli esempi pazzeschi, anche difficili, lui è uno studioso, va in profondità a interpretare le varie simbologie, dove lui dice che c'è questa cosa e i gesuiti sono all'avanguardia a portare questa visione del mondo unico, no? Quello che stiamo vivendo sotto l'egida, diciamo, americana, ma non solo. Grazie. Grazie.
L'ultimo intervento ha sottolineato una cosa importante che ci si dimentica spesso di sottolineare. Le classi dirigenti, veniamo a quelle attuali, ma le classi dirigenti nella storia, hanno sempre, rimaniamo il mondo moderno, contemporaneo, se derivano dalla ricchezza, cioè dall'esercizio delle loro capacità imprenditoriali, hanno un problema, che nella quotidianità gran parte del tempo lo devono impiegare nella difesa dei propri interessi, perché nel mondo capitalista è la competizione, è la base poi del profitto, e quindi sono occupati, molto occupati, al di là delle proprie capacità intellettuali, intellettive, eccetera, nell'assicurarsi e nel perseguire i propri interessi. E siccome noi siamo esseri biologici, spesso ce lo dimentichiamo, nessuno superuomo, il giorno è 24 ore, abbiamo bisogno anche di dormire, eccetera, e di mangiare o altri bisogni, il risultato è che questi dedicano una parte del loro tempo, queste classi dirigenti, che in parte sono anche le classi intellettuali, cioè quelle comunque dotate di maggiori capacità rispetto ad altre, diciamo così, nella costruzione dei propri interessi, nella difesa dei propri interessi. La Chiesa cattolica ha questa struttura e questo enorme privilegio, che la propria classe dirigente, della quale, attenzione, soprattutto nell'epoca moderna è guidata dalla meritocrazia, perché alcuni papi vengono dal profondo mondo contadino. Vengono dal profondo mondo contadino o dal ceto piccolo borghese, Ratzinger piccolo borghese, Roncalli dal profondo mondo, Paparatti, Brianzolo come me. Questi che sono i migliori, perché loro possono permettersi di selezionare i migliori, studiano. A, B, adesso non sorridete, ma non hanno i problemi familiari. Il celibato li preserva da tutti i problemi familiari che abbiamo noi. Terzo, sono venerati, sono considerati. Quarto, all'interno della loro organizzazione, una volta arrivato a quel livello, se non in casi eccezionalissimi, sono inamovibili. Non è una competizione nel mercato, non hanno gli indici di borsa, non devono salvaguardare le proprie aziende. Quindi questi hanno sempre avuto il privilegio di allevare una classe dirigente altissimamente acculturata, il privilegio di dedicarsi agli studi ce l'ha la Chiesa Cattolica e l'ha preservato nella sua organizzazione. Le prime reti informatiche in Italia, i primi studi informatici in Italia vengono dai gesuiti, ok? Scusi, del Bussori, mi pare che si chiama così, non avete parlato dei vari scandali e il ruolo del Bergoglio? Del Ius? Della banca dello IOR. Ho detto prima che lo IOR, lui ha detto che l'avrebbe abolito. Poi, non so se l'ho detto, mi scuso, ma non possiamo stare. Lui, in una delle, in quella famosa intervista di Scalfari, disse che avrebbe distrutto la lebbra del papato, cioè la curia, e avrebbe abolito lo IOR. Lo IOR non è stato abolito. Allora, io vengo dal mondo bancario. Sì, beh, questo è uno dei tanti. Uno dei tanti, ma il suo ruolo, visto che è successo 3 anni fa. Io dello IOR premo questo a dire, dello IOR, allora, tutti gli istituti bancari internazionali devono uniformarsi delle norme internazionali e devono sottostare alle norme dell'antiriciclaggio. Tutti, tranne uno, lo IOR, che non sottostà a nessuna norma dell'antiriciclaggio. Lui ha detto che l'avrebbe abolito,
non l'ha abolito e ha giustificato, dopo 3-4 anni da quella famosa formazione, che tutto sommato raccoglie fondi così importanti che servono per la carità, e quindi ho ritenuto di non abolirlo. Questo è quello che ti posso dire sugli Orsu. Questo scandalo qua non l'ho seguito, io ne seguo alcuni, ma su questo non so cosa dirti. Faceva la fine di Calvin. Vabbè, non sarebbe stato impiccato a Londra sotto un ponte, sarebbe stato impiccato... Quando si pensa che se si sono seguiti di Sindona e di Calvi. Lo so. E quindi? Ecco, voi pensate... Lui ha detto Sindona e Calvi, voi pensate solo questo. Il sistema bancario italiano, sino prima della privatizzazione del 1994, c'erano tre banche di interesse nazionale, cioè le più grandi. Una è la Banca Commerciale Italiana, dove io ho lavorato, poi è diventata Intesa San Paolo. Una era il Banco di Roma e l'altro era l'Unicredit. A parte il Banco di Roma, che aveva degli allacci politici, ma per la storia loro la Banca Commerciale Italiana e l'Unicredit erano banche di indirizzo liberale. La Banca Commerciale Italiana era stata fondata da svizzeri e da austriaci, non è mai stata una banca clericale, insieme all'Unicredito eccetera. Nel 94 Prodi, mondo cattolico, cosa fa? Fa la privatizzazione delle tre banche di interesse nazionale. E che cosa succede nei fatti? Che le tre banche che erano al di fuori del mondo cattolico, presentissimo invece nelle casse di risparmio di orientamento cattolico, di cui la Cariplo, la più grande cassa di risparmio del mondo, e nelle banche cattoliche, nelle banche di credito cooperativo, prendono tutto il sistema bancario italiano attraverso il signor Prodi. Diventano banche private.